Siamo a un punto in cui siamo stati costretti stasera a scrivere a tutti i parlamentari del partito di maggioranza relativa, cioè il Partito Democratico, per chiedergli se sanno quali sono i nomi o il nome del futuro Presidente della Repubblica. Noi siamo in un momento in cui, se posso dare un contributo anche alla discussione che stavate facendo prima e seguito in radio, in cui i cittadini sognano un Presidente diverso, magari uno che veramente abbia il coraggio di tagliare col passato, che abbia il coraggio di dire no alla legge Fornero, di dire no a decreti che trasferiscono 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, e dall'altra parte c'è una politica in cui ci sono 1.800 elettori del Presidente della Repubblica, perché i grandi elettori saranno 1.800 parlamentari e delegati regionali, più i senatori a vita da una parte, e forse 8 che conoscono il nome che verrà fatto sabato. Allora, quello che noi chiediamo al PD, prima l'abbiamo chiesto a Renzi, fateci i nomi così che possiamo eleggerlo insieme al primo scrutinio e rispettare anche lo spirito costituente del Presidente della Repubblica, un Presidente di ampio respiro. Poi, capito che Renzi non voleva farlo, abbiamo chiesto oggi con una lettera ufficiale a tutti i parlamentari del Partito Democratico se conoscono il nome del Presidente della Repubblica che vogliono votare. Ci aspettiamo qualche risposta perché per noi è inaccettabile che una carica così importante la si decida nelle segrete stanze del Palazzo. Noi vogliamo fare un processo che coinvolga i cittadini soltanto partendo da un altro presupposto. 2 anni fa abbiamo fatto noi il nome chiedendolo ai cittadini e loro non ce l'hanno votato, gli altri partiti, perché era nostro. Oggi noi chiediamo i nomi a loro in modo tale da chiedere ai cittadini se fanno bene e poi iniziare a votarlo. Di Maio, però intanto Renzi ha ribadito sarà un unico nome. Voi con questa lettera che avete mandato tutti sperate in un delatore o in uno invece che voglia rivelarlo in modo che si possa già cominciare una discussione? Cioè, perché qualcuno del PD dovrebbe Diciamo che Renzi, saperlo e no, dirlo? Sì. diciamo che Renzi fa il suo nome, il fatto è che il PD non è un solo partito, sono tante parti di partito e ognuno ha, secondo me, in mente un Presidente della Repubblica differente. Se poi questo concetto lo eleviamo a tutto il Parlamento italiano, capiamo che i nomi possono essere tanti ed è giusto che sia così, solo che noi vogliamo un meccanismo trasparente, cioè che queste proposte ci vengano fatte, così che queste proposte noi le facciamo vagliare ai cittadini e decidiamo se è opportuno votare il più votato tra questi qua. Cioè, al centro di questa elezione del Presidente della Repubblica, del 12° Presidente della Repubblica italiana, dobbiamo mettere i valori, trasparenza, taglio col passato, aiuto ai cittadini, per esempio, con un messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in cui chiede di instaurare un reddito di cittadinanza in Italia per 10 milioni di poveri. Questo potrebbe essere un punto di partenza che fa capire anche un po' l'utilità di un Presidente della Repubblica. Ultimissima domanda, nota dolente, onorevole Di Maio. Lei lo sa che domani 10 parlamentari vostri annunceranno l'addio al Movimento 5 Stelle e da 163 che eravate dalle elezioni del 2013 siete arrivati a 137, meno 10 quanto siamo? 127. Come mai? Saremo comunque la seconda forza politica del Parlamento, io però questa notizia l'ho appresa dalle agenzie di stampa, non c'è stato nessun parlamentare che abbia palesato questa posizione. Domani Quindi dovrebbe esserci questa conferenza stampa, esatto, sentivo. attendo come lei la conferenza stampa. C'è da dire che ormai in questo momento, legata alla Presidenza della Repubblica, c'è in corso una campagna acquisti, evidentemente o c'è qualcuno che sa comprare bene o qualcuno che si vende per poco. Dal mio punto di vista, io credo che il Movimento 5 Stelle possa fare a meno di persone che preferiscono tradire il mandato elettorale piuttosto che portare avanti una battaglia di coerenza e onestà come quella che stiamo portando avanti da 2 anni ormai.